Buongiorno, oggi video sui prodotti finiti. Niente, un video che faccio poco spesso, c'è un po' di tutto, un po' casa, un po' beauty, un po' cura del corpo, poco di beauty, anzi soltanto una cosa forse di beauty e ve la faccio vedere subito se riesco a prenderla su, ed è questa, che è una matita che vi ho già fatto vedere in più e più video, che è quella che indosso adesso, quella che spesso e volentieri nei video qualcuno mi chiede che matita indosso, ed è una matita di Essence che si chiama Long Lasting Lip Liner. Spero voi vediate, ma non vedrete mai, comunque ve lo dico io, e il colore è il numero 5, Lovely Frappuccino. Io la adoro, sarà la settima, ottava che finisco, perché l'unico difetto che hanno è che avendo la puntina, appunto quella che ormai non sale, non scende più, di quelle con la puntina finisce molto molto in fretta. Io la adoro perché comunque è opaca, io me la do su tutte le labbra perché mi piace proprio il colore. Dalla fotocamera risulta, vabbè, rumori indegni, un po' falsata, ma come colore, ma è un colore un nude abbastanza intenso con qualche tono rosato, quasi malva, non so, è stupenda. Costa pochissimo perché costa 1,70 euro, 1,80 euro, quindi insomma ve la consiglio. Non so se si trova più con tanta facilità, però insomma io quando le trovo le prendo a manate, proprio perché è la mia matita preferita in assoluto, cioè rossetto, perché io lo utilizzo come un rossetto. Vi ripeto, vado random, per cui adesso cioè, esce quello che esce da qui. Ho finito l'ennesimo Vernelle Sensazione Rosa, la morbidente. Questo è il mio preferito in assoluto come profumazione. Non è una profumazione, voi vedete qui sotto ci sono le rose, ma non sa di rosa, per me sa di fresco, di pulito. Oltretutto è molto molto intenso come profumazione, quindi rimane proprio sui capi tranquillamente. Io lo prendo nel supermercato dove vado a fare la spesa, io lo pago 2 euro questo botticione, ne basta poco, quindi insomma mi trovo bene. Adesso verrò sommersa dai detersivi. Ho poi finito questo, io già ve lo feci vedere in un video, mi sembra un video haul, sui detersivi. Questo è uno dei miei preferiti. Allora, la marca è FP, io non so, dovrebbero avere anche un sito, quindi potete anche chiedere. Sì, Marta, www.fp.com, potete chiedere insomma dove hanno la distribuzione. Si chiama Più Soft, costa pochissimo. Ma la smetti? Detto di no. E la profumazione mi piace da morire, è il mio preferito in assoluto, ancora più del Vernelle Sensazione Rosa. Soltanto che questa volta, questa versione, oramai è finito, era una versione, c'è scritto, vedi, vedete, c'è scritto Più Soft Crema. Questa volta aveva una consistenza veramente molto cremosa, quasi grumosa, e sì, io trovavo i panni comunque ben sciacquati, non è che trovavo pezzi di, però nella vaschetta mi rimaneva la vaschetta quasi unta, quindi insomma questa cosa non mi è piaciuta. Vedrò la prossima volta che vado a fare spesa, lo voglio ricomprare e cercherò di aprirlo per vedere se ha la consistenza è quella, perché secondo me questo aveva qualcosa che non andava, cioè era stato scaduto molto bene. E poi cerchiamo di prendere quello che, beh, qua ce n'è ancora un goccio, dopo lo uso, tanto devo fare una lavatrice. Solito mio detersivo Delfino, questo è felce e talco, ma uso anche altre profumazioni perché mi piacciono tutte. Anche questo lo avete visto, io lo pago 1,20 euro, mi dura 50 lavaggi, forse no, ma 40 sì. Per me ottimissimo, ottimissima rapporto qualità-prezzo, perché per 1,20 euro è ottimo, lava bene, e prossima volta vado a fare la spesa ricomprerò anche questo. Poi io sono piuttosto monotona in queste cose perché è vero che provo di tutto, poi però torno sempre ai vecchi amori. Ho finito questo, ne ho finiti diversi, di diverse profumazioni, sono riuscita a tenerne solo uno. È un bagno schiuma delicato, questo è il profumo di talco, il profumo mi piace molto, ma anche l'altro che avevo preso, che era l'aloe, mi piaceva. E la marca è Simmons, io non so che marca sia, perché comunque questi sono bagno schiuma, questo è da 750 ml, che io trovo
nel supermercato dove vado. Il supermercato dove vado io è in provincia di Mantova, per cui a volte ha prezzi veramente ottimi su molte cose, perché molte delle cose che tiene sono a chilometro zero. Io già ve lo dissi, penso, in un video tag, pazzi per la spesa. Infatti qui la marca è Simmons, però la ditta che lo produce è Bergen, e si trova a Castel d'Azzano, provincia di Verona. Io mi sono trovata benissimo, la consistenza è cremosa e quindi io mi trovo un po' meglio con i bagnoschiumi che hanno la consistenza di una crema e non di un gel, perché mi seccano meno la pelle. Comunque sì, c'è cioè un botticone enorme, mio marito, ripeto, si fa la doccia quando si fa la doccia, però si cosparge di bagnoschiuma, e per cui allora parliamo adesso di due prodotti. Vabbè, ho perso rovinosamente il dispenser di uno. Parliamo di questi due. Questi due sono due creme corpo. Io ve le avevo fatte vedere queste anche credo in un video, secondo me 2 anni fa, cioè una cosa enorme. Sono le creme della Lidl, della Sien, quelle che escono ogni tanto. Quest'anno non so se sono uscite o è uscito qualcos'altro, però sì, insomma, ogni tanto fanno uscire queste linee. Sono 500 ml di prodotto. Questo era Coco Bahama e questa è Sweet Peach come profumazione. Ho adorato molto di più questa di questa, però allora, onestamente io non le avrei comprate, nel senso che io non potevo andare, ho spedito mio marito, mi ha preso tutto di tutte e tre le linee, erano tre, una l'ho regalata perché non, cioè, veramente avrei dovuto incremare un elefante per finirle tutte, e devo essere sincera. Le ho finite con molta, 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 molta fatica. Idratazione medio-bassa, profumazione abbastanza intensa, però stancano. Cioè, è vero che costavano tipo 1,90 euro, probabilmente intorno ai 2 euro. Comunque sono 500 ml di prodotto, quindi insomma, se scoprite di adorarlo è buono, però insomma, io mi sono stancata di usarla. Penso che comunque dovrebbero fare delle confezioni un po' più piccole, perché comunque 500 ml di prodotto tipo sono lunghi da finire se hai poi tutte e tre le creme. Comunque sì, qui ne è rimasto un po', qui non riesco più a prelevarla, ma è lo stesso, quando è rimasta un po', ma basta perché non ne posso più. Ciao. Poi Ninia, ma io proprio vado a caso. Sfuma di champagne intimo, questo l'ho usato 2 volte e poi l'ho messo nel dispenser per lavarsi le mani, cioè io mi lavo le mani con sapone intimo, vabbè, non importa, per non buttarlo comunque. Non mi era quasi mai successo, io non so se è con l'avanzare dell'età, che comunque cambiano, diciamo, i vari assetti di pH fisiologici della pelle, soprattutto intimi, ma anche se insomma mi risciacquavo bene, mi lavavo con l'acqua fredda, tutte cose che insomma sappiamo tutti, mi portava prurito, cioè io dopo mi dovevo andare a sciacquare con l'acqua fresca perché mi portava prurito, quindi io l'ho praticamente utilizzato per le mani, ed è lo spuma di champagne intimo rinfrescante con estratti del cotone, con acido lattico di origine naturale, io senza slash, parabeni e senza sapone. Non lo so, sembrava anche carino come era fatto, ma in realtà a me portava un prurito esagerato, quindi ciao. Poi ho finito questo che è Ace Spray Mousse Candeggina più sgrassatore, profumo delicato, armonia floreale, la profumazione. Già ne ho in utilizzo un altro perché io questo lo uso per la cucina, e adesso per il bagno ne sto usando un altro, ma solitamente non è che abbia una casa di 200 metri quadri, ma mi sa fatica andare sempre di qua e di là, e quindi ne tengo uno di là, uno di qua. Io lo adoro. Ovviamente contiene candeggina e non è delicato, e quindi smacchia i capi bianchi, non sui capi scuri, sgrassa e igienizza. A me questo io lo adoro, cioè anche questa sarà la centesima confezione che utilizzo, perché per me è il numero uno per le pulizie, insomma, dei prodotti a base di candeggina. Poi, adesso volevo farvi vedere questi prodotti. Allora, purtroppo, io sparisco sempre, purtroppo, e ripeto, purtroppo, non
Non ho conservato, o meglio, mio marito non butta mai nulla, fa la collezione dei bagnoschiumi sopra la doccia e dei vari prodotti, però a volte gli prende che gli ha preso bene e butta le cose, e quindi alcune cose sono state buttate, però insomma voglio parlarvene comunque anche se non ho le confezioni. E, scusate, sono intanto parliamo di questi, di quelle confezioni, sono comunque i prodotti che mi erano stati inviati della tanta voglia di... Qui abbiamo il balsamo alla lena e la crema aloe karité e tiglio. Questa praticamente è finita, io non riesco più a prelevarla, non la apro, questo è proprio finito. Allora, cosa dire di questa... di questa linea, insomma, che mi era stata inviata tanta voglia di... Intanto vi parlo dei bagnoschiumi, che sono la cosa che, diciamo, non ho qui con me, però di cui vi posso parlarvi. Allora, mi è piaciuto tantissimo il potere lavante, diciamo, nel senso che lavavano bene, facevano una buona schiuma. Voi sapete che questi sono prodotti, se avete visto il video, che sono completamente naturali, nickel tested, vegan, made in Italy, hanno tutte le certificazioni biologiche immaginabili possibili. Una pecca però l'avevano, nel senso che era la profumazione molto 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 delicata da... diciamo, annusando dal botticino, quando poi veniva messo sulla pelle, praticamente la profumazione era inesistente. Io questa cosa non la amo moltissimo, perché mi piace che i prodotti che utilizzo abbiano un profumo, purché è delicato, però mi piace sentire profumo. Un'altra pecca, purtroppo, di questi prodotti, e ce l'hanno tutti, hanno più o meno tutti gli stessi pack, e quindi sono fatti così, chi col dispenser, chi senza, eccetera eccetera, ma la pecca maggiore è che comunque questa confezione, vedete, è, io non so se si riesce a vedere, ma è appiccicosa, cioè appena appena voi toccate, la toccate con le mani umide o bagnate, questa confezione, che secondo me è il problema, è l'etichetta, diventa appiccicosa. Probabilmente è stato utilizzato un tipo di carta per l'etichetta, forse ecologiche, cose del genere, però la cosa diventa veramente fastidiosa. A questo punto li farei tutti col dispenser e buonanotte. Che dire, appunto, sto amando tantissimo, perché lo sto utilizzando adesso, ma ve ne parlerò in un altro video, della stessa linea, sempre tanta voglia di, il sapone intimo, quello appunto ve ne parlerò in un altro video. Di questi purtroppo devo bocciare diversi. Già vi ho detto che il bagnoschiumi hanno avuto un buon potere lavante, eccetera eccetera, però la profumazione era praticamente inesistente. Stessa cosa posso dire di questa crema. Ottima la, appunto, il pack. A me piacciono le creme che hanno il pack con il dispenser, perché comunque le trovo molto pratiche. La crema è una crema piuttosto leggera, si assorbe subito, ha un medio potere idratante, perché comunque è un quasi un latte un po' più intenso, cioè non è proprio una crema ricchissima, però ha un buon potere idratante. Peccato che anche questa praticamente non abbia profumo. Diciamo che la cosa non deve essere per forza un aspetto negativo, perché comunque la profumazione, una crema non deve avere per forza una profumazione, diciamo, perché il... diciamo, la funzione della crema dovrebbe essere quella di idratare e volendo anche di profumare, ma la funzione principale è quella lì. Però insomma, a me piace che le cose abbiano un profumo, anche delicato, ripeto, e questa non ne aveva praticamente. Parliamo adesso di questo, che è un balsamo, il balsamo all'avena, capelli d'angelo si chiama. Questo in realtà aveva una profumazione abbastanza buona, che mi piaceva, ha un profumo erboso, cioè è un profumo freschissimo, proprio un profumo verde, come lo chiamo io, cioè un profumo di erba tagliata quasi, e mi piaceva molto. Peccato che purtroppo per i miei capelli non vada assolutamente bene, nel senso che io penso sia un mio problema con i balsami biologici, nel senso che i miei capelli hanno bisogno di forte idratazione, perché io ho i capelli lunghi, ma ho i capelli molto sottili, anche se non sono più trattati come facevo una volta, che li decoloravo come ridere, adesso mi faccio soltanto la radice, praticamente ogni tanto qualche schiaritura, ma qualcosa di molto leggero, però comunque ha un'idratazione troppo 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 delicata per me. Io ho bisogno di qualcosa di molto più strong per i miei capelli, quindi lo mescolavo o altrimenti lo davo come finale sui miei capelli, però insomma lo mescolavo ad altro, perché comunque per me è troppo troppo leggero.
Poi veniamo all'ultima cosa, che non è una cosa mia, ma una cosa di mio marito, che non vi ho fatto vedere il video dei profumi perché era già nel sacchetto dei finiti, e non è un profumo, ma è un deodorante, ed è il deodorante dell'erbolario Ginepro Nero. Io gliel'ho regalato a Natale, questo mi sembra, o forse sì, e ormai è finito da un mese e più. Lui l'ha proprio utilizzato come deodorante sotto le ascelline e si è trovato benissimo. Lui di solito ha problemi, nel senso che comunque di pruriti e cose varie, con questo deodorante non ne ha avuti e gli è piaciuto tantissimo, con ginepro nero, sesamo e cumino nero. Per me è una profumazione molto maschile ma molto buona. Io non ho preso le note olfattive perché comunque parliamo di un deodorante e quindi non, però sì, abbastanza intenso. Anche questo però ha una nota calda e legnosa, speziata, molto buono, un profumo ben riuscito, diciamo. Forse non amerei e non amerebbe nemmeno lui proprio il profumo per il corpo. Io direi di aver finito, vi mando un grossissimo bacio e vi saluto. Ciao ciao!